Loreto Giangrossi era il 1991 e apriva il Bago da Seta, oggi un nuovo inizio. Vedendo la situazione com'è, che è un momento particolare, ho cercato e spero di poter riuscire a tutto ciò. Da quanto tempo speravate in questo progetto? Era da molti anni. Finalmente. Era un sogno che desideravo da tanti anni. Finalmente si è realizzato, adesso un nuovo turismo all'Aquila, più qualità e meno quantità, dicevamo. No, mi auguro che il turismo ce ne sia abbondanza, ci sia per tutti. Un in bocca al lupo per questa nuova struttura. Grazie, e ringrazio tutti quanti i partecipanti che veramente mi hanno commosso. Grazie. Grazie. Pino Giangrossi, una bella serata, una bella inaugurazione. Sì, ringrazio tutti i partecipanti e anche quelli che non sono potuti venire questa sera perché per gli impegni, chi stava al mare e chi aveva altri impegni. E, ha risposto molta gente, sono rimasto contento che hanno visto l'albergo in... Una struttura che sarà importante perché punta a un turismo di qualità per l'Aquila. Sì, sicuramente avevamo puntato su una struttura di qualità perché diciamo mancava un po' a questa città, anche per risollevare un attimino un po' tutto quello che abbiamo passato, no? Certo, è importante un imprenditore, una famiglia di imprenditori in questo caso, e dopo il terremoto, dopo l'alluvione e con la crisi economica continua a investire. Perché? Perché? Perché uno crede che la città risorgerà e quindi se non ci buttiamo non possiamo reagire, quindi alla fine andiamo avanti, lottiamo, perché l'Aquilano è un lottatore, quindi non si tira indietro assolutamente a niente. Roberto Giangrossi, una bella serata. Sì, è stata una bellissima serata. Volevo ringraziare tutti gli ospiti pervenuti, vedo anche il sindaco di Barete. Volevo ringraziare tutti per questa bella serata, è riuscita grazie a loro. Tullia Taglianetti, direttore della Dimora del Baco, un nuovo albergo di qualità all'Aquila. Sì, esatto, un albergo nuovo, arredato in stile moderno, altissima qualità, come del resto si firmano la famiglia Giangrossi, solo cose di qualità. È un albergo che va a completare l'offerta del ristorante, che è un'istituzione per quanto riguarda l'Aquila. Quale sarà il tipo di clientela su cui punterà questa struttura? Diciamo che la struttura può puntare prevalentemente su clientela congressuale, abbiamo una sala congressi da 100 posti, attrezzatissima, e naturalmente clientela commerciale, un albergo di livello con personaggi che vengono qui, transitano specialmente per lavoro. Il turismo purtroppo è un po' in declino in questo momento, ma la parte congressuale, commerciale, la voglia di rifare, di ricrescere è tanta e quindi contiamo sicuramente di avere successo anche noi con questo. Lei viene da altre esperienze negli alberghi importanti, e che struttura è questa? Quanto potrà essere importante per l'Aquila? Allora, questa è una struttura a 4 stelle. Già dalle immagini si può vedere che il livello di questo ambiente, e per l'Aquila, come ci hanno detto tutti quanti, è finalmente un nuovo punto di riferimento, un nuovo punto di livello che consente di far ricrescere un po' anche la forza di reagire di tutta l'Aquila. Intanto questa sera una bella serata di inaugurazione, sfiorata la pioggia, quindi sarà fortunata, speriamo voi siete soddisfatti. Diciamo che abbiamo cominciato con fortuna, con un bellissimo convegno che c'è stato proprio qui all'Aquila, organizzato per l'occasione dei commercialisti, e abbiamo avuto fortuna oggi col tempo che ci ha sfiorato la pioggia, ma il clima è stupendo, le persone sono felici, il servizio è stato ottimo, quindi penso che abbiamo un buon percorso da fare. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Presidente Pagano, imprenditori che investono in epoca di crisi, dopo il terremoto, dopo l'alluvione, quanto è importante a livello anche sociale questa iniziativa? Molto, molto importante, stavo proprio commentando questo, che questa iniziativa è la dimostrazione che all'Aquila ci sono persone che hanno voglia di
investire, soprattutto di investire sulla qualità, sull'eccellenza, sulla bellezza dell'impresa che per esempio in questo caso è evidente, questo nuovo albergo che apre qui all'Aquila non è solo un albergo, è una dimostrazione di come in Italia, all'Aquila, in Abruzzo si possono fare delle cose di altissimo livello, di livello internazionale, e che io mi auguro possa tra l'altro essere di esempio a tanti altri che dovrebbero fare altrettanto, a mio giudizio, o perlomeno provarci. Sindaco Cialente, il Bago da Seta, oltre che un ristorante, è anche un luogo della politica aquilana, no? Si prendono decisioni, si fanno cene, adesso che cambia? Beh, adesso non cambia niente rispetto alla politica, no, cambia che c'è questa struttura bellissima che arricchisce e impreziosisce la città. La questione politica è che noi dobbiamo puntare molto sul turismo. Il turismo da un lato è fatto alle occasioni e le idee che deve avere la politica, la classe dirigente, la regione, l'Abruzzo interno, quello che vuole. Poi però passa attraverso le gambe degli imprenditori e queste sono le gambe necessarie. Questa si tratta di una struttura di altissima qualità che va a riempire uno spazio importante. Nella nostra città abbiamo bisogno di più alberghi a 4 e 5 stelle, questa è un'esigenza che abbiamo, questo è un grandissimo risultato, credo che adesso quest'area dal punto di vista della recettività complessivamente quello che offre sia di altissimo livello. Dopodiché, poiché la politica non si fa dentro l'idromassaggio, quindi credo che rimarrà intorno ai tavoli del banco. Carlo Silverio, una nuova struttura ricettiva di qualità all'Aquila. Bella, importante, utile. Complimenti a Loreto e alla sua famiglia che hanno realizzato questa cosa. Ecco, questa è quella classica occasione nella quale, reinvestendo gli utili, si riesce a fare del bene alla propria impresa familiare e alla comunità nella quale si vive. Vittorio Festuccia, è una nuova struttura alberghiera di qualità. Ma intanto Loreto è un amico, quindi il motivo per cui sono venuto molto volentieri è questo, soprattutto Maria, la moglie di Loreto, è un'amica nostra di famiglia e soprattutto amica di Luca, mio figlio. È bellissima struttura, molto bella, l'Aquila merita queste cose, al di là del politichese, se tutti lavorassero come ha lavorato Loreto, forse la città ripartirebbe veramente. Assessore Liris, la viabilità della provincia aiuterà anche qui la zona di Centicolella. Ma abbiamo, innanzitutto mi assecondo anche quello che ha detto il dottor Festuccia riguardo questo complesso, bisogna rendere omaggio a un Loreto che pare inossidabile, perché invece di assecondare questo clima di difficile ricostruzione abbiamo invece come contraltare queste opere nuove che sorgono, e soprattutto questo bellissimo spettacolo che è quello che vedete alle mie spalle. La provincia, noi siamo stati invitati, ma da aquilani, diciamoci la sincera verità, il Bago da Seta è un po' un punto di ritrovo importante anche di tante dinamiche politiche. Loreto, se vogliamo, è un po' un confessore, è un grande fratello anche, perché sa, conosce tutto, vede tutto e è anche nostro amico. Da aquilani non potevamo mancare un'occasione del genere, gli facciamo tanti auguri, tante congratulazioni per l'opera bellissima che è stata fatta, e chiaramente saremo al suo fianco sia come amministratori ma soprattutto come amici. Maria Pezzomane, è un nuovo albergo per un turismo con meno camere, meno quantità, più qualità. Molta qualità, nella visita che ho appena fatto ho constatato che siamo veramente a un livello molto alto, le 4 stelle sono assolutamente ben risolte dalla struttura e dai servizi, e l'Aquila deve trovare nuove strade, lo abbiamo detto e si sta facendo, e lo fa anche qualche bravo imprenditore coraggioso, ci ha messo un bel po' di tempo a realizzare la struttura, ma è veramente un'eccellenza. E, qualità di servizi, in spazi verdi e in atmosfera, io spero che vada tutto bene, perché questo ci permette anche di fare iniziative e
promuovere convegni, manifestazioni che pretendevano un certo tipo di accoglienza. Molto spesso, quando bisognava compilare i moduli per proporsi per determinate cose, non avevamo le strutture alberghiere che avessero determinati servizi e ci scartavano. Grazie a un imprenditore sarà più facile organizzare delle iniziative. Signor Prefetto, una nuova struttura alberghiera di qualità, vicino a un ristorante molto noto, la cucina, una delle sue passioni, com'è qui? Straordinaria, molto naturale, molto semplice, ma nello stesso tempo dai sapori e gli odori ricercati. Il turismo di qualità secondo lei è una carta vincente che l'Aquila deve giocarsi? Certo, mi auguro che molte possano avere la forza di seguire l'esempio del signor Loreto. Allora, una nuova struttura alberghiera di qualità per l'Aquila, qual è la sua valutazione? Ma la mia valutazione è enormemente positiva, perché è un complesso veramente bello, veramente direi attraente, luminoso, spazioso, innovativo anche, ma soprattutto è un messaggio di volontà del mondo imprenditoriale, ossia di tutti coloro che sono fermamente convinti che attraverso l'iniziativa del mondo imprenditoriale, con l'ausilio ovviamente delle istituzioni, si può tracciare una via nuova e si possa dare una sferzata a questa situazione così stagnante, a questo mondo così caratterizzato da grandi difficoltà. Dottor Giovannelli, da addetto ai lavori, qual è il suo parere su questo nuovo albergo per l'Aquila? Ma insomma, ritengo che Federalberghi Abruzzo non potrebbe che, voglio dire, applaudire ad un'iniziativa così importante. Penso proprio che questo sia l'emblema per l'Aquila di una economia che comunque si rilancia, di un buon auspicio per ovviamente rilanciare anche l'immagine turistica culturale della città, il centro culturale diciamo abruzzese, ma soprattutto di perfezionare e qualificare sempre più un'offerta turistica che oggi si volge a diversi club di prodotto e l'Aquila comunque li riesce a rappresentare egregiamente. Io ho chiesto più volte e ribadisco proprio anche in questa bellissima occasione, anche di ottimismo e di grande rispetto nei confronti della proprietà, che l'Aquila, quindi il sindaco, la regione, la provincia, merita un progetto turistico ad hoc. Noi ci batteremo affinché gli operatori turistici aquilani e soprattutto il popolo aquilano, grazie al turismo e grazie all'indotto di questa grande economia, possa rilanciarsi e tornare ai lustri che comunque l'hanno contraddistinta da secoli. Meno quantità, più qualità per il turismo dell'Aquila, è una ricetta giusta? Io credo proprio di sì, e soprattutto apprezzo il coraggio e la controtendenza di questo investimento, di questa grande realizzazione che dà lustro e speranza e futuro anche a questa città e al turismo di questa città, che è il settore sul quale io credo che si debba sempre di più guardare con la massima attenzione, perché è una grande risorsa fortemente sottoutilizzata. Assessore Teramo, imprenditori che investono sotto crisi e dopo il terremoto, un segnale importante. Ma questa serata segna un punto importante nel processo di rilancio del capoluogo di regione, anche da un punto di vista della recettività e della ristorazione. Credo che la famiglia di Loreto abbia raggiunto un risultato importante che qualificherà l'offerta che l'Aquila potrà dare agli aquilani, ma a tutti i turisti che verranno nel capoluogo di regione. Giudice Piccioli, quanto è importante un nuovo albergo di qualità per l'Aquila? Ma secondo me è importantissimo, perché intanto ridà una vitalità a questa città e poi perché la situazione alberghiera, che non è mai stata ottimale, in questa maniera acquista un altro bel pezzo, devo dire veramente un bel pezzo di alto livello, che fa fare una bella figura alla nostra città, anche se in queste condizioni in cui oggi ancora l'abbiamo e la vediamo. Mi fa molto piacere, perché anche fin quando sono stato nella Corte d'Appello molti avvocati avevano necessità di trovare un albergo molto vicino alla città e non sempre era facile, o comunque locali che fossero all'altezza di questo locale. Quindi ho voluto fare i miei auguri a Loreto, perché veramente se li merita. Dottor Genitti, le piace questo nuovo albergo?
Sì, sì, questo albergo è veramente un albergo indovinato, perché si collega al ristorante, col ristorante storico dell'Aquila, e quindi è una cosa che effettivamente mancava all'Aquila, sarà la possibilità di essere anche un punto d'incontro per congressi, per, e quindi ecco, in caso mio organizzeremo qui proprio il congresso del decennale della Banca degli Occhi, quindi un congresso nazionale, probabilmente diventerà anche sede rota, quindi è veramente una buona e un'ottima occasione per, anche per il rilancio dell'Aquila dopo tutto quello che abbiamo passato. Presidente Santilli, una nuova struttura di qualità per il turismo dell'Aquila, molto importante. Beh, questa è l'Aquila che lavora, l'Aquila che cresce, l'Aquila che si dà da fare, l'Aquila che va controcorrente. Che, quale deve essere la risposta degli imprenditori alla crisi? Questa, che cosa altro si può fare per rispondere anche al terremoto, chiaramente? Ma credo che quello che fanno, che già le imprese stanno facendo, è quello di continuare a reggere rispetto a questo momento difficile, di fare sacrifici laddove erano già iniziate delle cose, a continuare negli investimenti. Queste le imprese lo stanno facendo, hanno voglia di farlo, terranno duro, lo debbono fare per loro, per le loro famiglie e per i loro dipendenti. Giorgio Spacca, un nuovo albergo per l'Aquila, un segnale per il futuro? Assolutamente sì, ce n'era bisogno, è un qualcosa di classe, di notevole livello, è importante che in questo momento ad Aquila ci sia un'iniziativa del genere, dobbiamo ripartire tutti insieme, è un segno molto importante. Damiano Zanon, lei è di casa al Bago da Seta, adesso c'è anche l'albergo, una bella struttura per l'Aquila. Sì, diciamo che è la struttura più importante secondo me che c'è all'Aquila, perché hanno realizzato veramente una struttura favolosa sotto tutti i punti di vista, quindi buon per l'Aquila. Una struttura da Serie A si può dire? Una struttura da Serie A, infatti stavo pensando di sposarmi proprio qui io, quindi struttura da Serie A. Presidente Chiodi, lei anche è di casa al Bago da Seta, una struttura nuova importante questo albergo? Bellissima, hanno superato veramente ogni aspettativa, veramente bravi Loreto e Pino e Roberto, veramente eccellenti. Si spera di festeggiare qui qualche promozione magari? Io mi auguro di festeggiare questo nuovo incontro che c'è stato, veramente con un grande professionista che io stimo tantissimo, e mi ha promesso che forse in futuro ci sarà una piccola prospettiva di magari di unirsi a noi. Giorgio Matteis, un turismo con poche camere, molta qualità, poca quantità, è quello che ci vuole per l'Aquila adesso? Beh, questa è una soluzione particolare che offre un livello di assoluta eccellenza ad un pubblico che speriamo possa apprezzare questo tipo di offerta. È una bella soluzione che si inserisce all'interno di quello che è un panorama più ampio di offerte che può esserci, e credo che sia un messaggio chiaro anche al resto della città. La qualità premia sempre e credo che questo messaggio debba essere recepito nella maniera migliore. E questa operazione interessante condotta dal Bago da Seta lascia pensare che la città, se lavora a livelli adeguati di eccellenza, può avere un futuro davvero. Ettore Perrotti, imprenditori investono in epoca di crisi e dopo il terremoto, un segnale importante? Sì, un segnale molto positivo per il territorio e per la città. Diamo un grande applauso a questa iniziativa molto importante da parte del Bago da Seta, perché dà anche fiducia al futuro su quelle che sono le prospettive del territorio e persone che ancora credono sul territorio e investono anche sulla recettività, che secondo me è uno dei punti nodali del nostro futuro e della nostra città. È un posto stupendo che invito tutti quanti a visitare e invito tutti quanti le persone anche a mandare persone qui per occasioni importanti, perché è davvero, davvero un posto molto bello. Una nuova struttura alberghiera per l'Aquila con molta qualità e poca quantità, è la chiave giusta? Sì, io credo che proprio la predisposizione per il rilancio di un turismo aquilano che potrebbe essere anche di eccellenze. È una bella struttura che si aggiunge a quelle già esistenti. Credo che la città deve essere orgogliosa di avere imprenditori che investono in questa città nonostante quello che stiamo vivendo, e quindi un augurio a Loreto, al suo staff, che gli possa veramente essere di eccellenza per loro e per la città stessa. E quindi credo che sia anche una speranza in questo periodo avere queste persone che, ripeto, investono e cercano di portare qualità ed eccellenza in questa città. Luigi Bettoni, un nuovo albergo per l'Aquila, segnale importante per il rilancio.
Questo senz'altro. Il Bacco da Sete è uno dei primi ristoranti che sono stati riaperti dopo il sisma, è sempre stato un ristorante di ottima qualità, direi uno dei primi dell'Aquila se non il primo, ha aggiunto pure un albergo di livello molto elevato, e quindi tanti auguri all'iniziativa intrapresa e speriamo di rivederci per tante altre iniziative di questo genere. Luca Ricciuti, con un turismo più di qualità l'Aquila può rilanciarsi? Sicuramente questo è un esempio di grande coraggio intanto e di qualità. Le cose che servono a questa città, all'imprenditoria di questa città nel settore turistico. Credo che ci sia spazio per altre iniziative del genere in questa realtà e oggi ci sono anche le opportunità per poterle realizzare. Roberto Marotta, una nuova struttura molto importante per l'Aquila. Assolutamente sì, un momento difficile anche per le residenze alberghiere della città. Avere una nuova struttura significa due cose: prima, avere un senso di speranza nel futuro; secondo, il rispetto per un imprenditore che in un momento così difficile continua a rischiare in proprio pur di dotare la città di una struttura all'avanguardia. Devo dire per la verità che abbiamo già avuto modo di apprezzare la qualità di questa nuova struttura, perché abbiamo recentemente inviato un gruppo di visitatori della città ad essere ospitati in questo albergo, quindi complimenti ai proprietari e complimenti alla città, che speriamo riesca a sostenere questa struttura. Franco Giorgi, un turismo di qualità è importante per l'Aquila? Penso proprio di sì, in un momento così difficile. Questi sono i momenti che valorizzano la città, anche perché diciamo un albergo di questo tipo all'Aquila non so se c'è, però voglio dire, anche se ci fosse, è un'aggiunta che sicuramente creerà anche delle opportunità di lavoro, e noi siamo perfettamente in linea e speriamo che altri imprenditori iniziano ad investire sull'Aquila, perché ne abbiamo fortemente bisogno. Investimenti veri non li vediamo. Questo almeno questa sera lo vediamo, insomma.